Ciao, questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Daniele, sto guidando e sono fermo in mezzo al traffico, tanto per cambiare. Come tutte le mattine ne approfitto per parlare di home brewing, birra artigianale e birra fatta in casa per 5 minuti o poco più su questo fantastico canale. Siediti, ti ascolto e fammi sapere che cosa ne pensi a carbrewing@gmail.com. Oggi è una bellissima giornata di sole, il cielo è sereno, c'è un bel clima e questo purtroppo per quanto riguarda l'home brewing significa una cosa brutta, significa ovvero che la stagione brassicola sta quasi volgendo a termine. Ma attenzione ragazzi, io ho un fermentatore, un frigorifero che uso come camera di fermentazione a temperatura controllata, quindi questo vuol dire che posso fare birra tutto l'anno. Ok, questo è uno dei tanti motivi per cui da un argomento si torna sempre a parlare di homebrewing. Da qualsiasi argomento esso sia, io mi rendo conto che in qualche modo il collegamento con l'homebrewing lo faccio. È una bella giornata di sole, vabbè, ma che me frega, tanto c'ho il frigorifero a temperatura controllata, quindi posso andare avanti per la mia strada. Ecco, sono tantissime le situazioni durante la giornata in cui mi sorprendo, ma ormai neanche più ci faccio caso, a fare dei collegamenti con tutto quanto quello che c'è intorno a me all'home brewing. Come si suol dire, come dice un vecchio proverbio, tutte le strade portano all'home brewing. Non era proprio così, però penso di ricordarlo, io lo ricordo così, poi se qualcun altro lo ricorda in maniera diversa, colpa sua. E infatti sono tante le situazioni in cui, ripeto, mi scopro da solo a pensare inequivocabilmente, scusatemi, si impasta la bocca mentre sono in rotonda, a questo fantastico hobby. Per esempio, quando entro dentro un negozio di articoli casalinghi, perché magari devo prendere qualcosa che non c'entra assolutamente nulla con l'homebrewing in quel momento, magari mi trovo a girare tra gli scaffali, prendo delle cose in mano, parlo con il commesso e dico: scusi, ma questo è acciaio inox per caso? E ovviamente il commesso mi guarda con quella faccia occhio a palla di pesce che effettivamente la dice lunga. Purtroppo succede molto più spesso di quello che immaginate. Poi magari mi rendo conto di essere completamente fregato per quanto riguarda questo hobby, perché magari sto comprando delle bottiglie di birra, perché magari non sempre ho la mia disposizione, e mi capita di scegliere le bottiglie in base a quanto è comodo rimuovere l'etichetta dopo averla bevuta per poterle poi riutilizzare. Questo è un altro motivo per cui dico: cavoli, ma per quale motivo non mi posso riuscire a godere neanche in santa pace una birretta qualsiasi? No, lo devo fare in funzione. Comunque, in ogni caso, le birre tedesche sono super mega straconsigliate per questo obiettivo. Poi ecco, un'altra volta in cui mi sono scoperto a essere completamente fottuto per quanto riguarda questo hobby è quelle volte che vengo invitato a cena a casa di amici che mi chiedono di portare delle bottiglie. Arrivo con delle bottiglie e me le riporto via esattamente così come le ho portate, ovviamente vuote, conservando anche con dovizie di particolari anche il tappo. Ovviamente prima di andare via chiedo sempre la cortesia di poter sciacquare le bottiglie dentro il lavandino in modo tale da riporle poi più facilmente. Ecco, quindi non so quante volte praticamente le serate a casa di amici miei si sono concluse con me che sto al lavandino che lavo le bottiglie. Ecco, questo è un altro motivo per cui sono completamente fregato. Poi mi è capitato recentemente, questa è veramente una cosa brutta, questa è una cosa brutta ragazzi, questa qua ve la dico, un po' mi vergogno ma al tempo stesso ne vado molto 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 orgoglioso, è che mi è capitato di fare un giro dentro un ippodromo dove c'erano dei cavalli e dove c'erano delle selle di cavallo e mi sono scoperto che mi sono avvicinato vicino a questa sella e l'ho annusata perché cercavo l'odore di cuoio tipico delle birre acide, dei lambic e di fermentazione spontanea. Ecco, questo qua è un gran bel punto di non ritorno, ragazzi, parliamoci chiaro. Poi tutte le volte che metto la macchina in cantina, in garage che è confinante con la cantina, sento quel bel odore di gallina, no? Quel bel odore di grano che ogni tanto ci piace tanto ricordare quando facciamo l'ammostamento. Ecco, quella sniffatina la facciamo sempre. Poi lo ammetto, anche io ho abbracciato appassionatamente un fermentatore in fermentazione, soprattutto mentre faceva il blu 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 blu, ma non troppo stretto perché avevo paura di innalzare troppo la temperatura e quindi è rimasto un piacevole distacco tra me e il fermentatore. Poi ecco, pure un altro problema della mia cantina è che spesso e volentieri subito dopo la cotta camminando si sente proprio la scarpa che rimane incollata al terreno proprio per tutti quanti gli schizzi di mosto che sono caduti fuori, che ti fanno incollare le
le scarpe. E poi vediamo un po' un altro problema tipico di noi homebrewer, chiamiamoci così, è quando praticamente io al liceo ero completamente negato in chimica e in biologia, eppure conosco benissimo tutta quanta la dinamica relativa ai lieviti, ovviamente benissimo per quanto riguarda le mie competenze, e sarei anche in grado di fare delle discussioni su questa chimica dei lieviti, idem con patate per quanto riguarda la chimica dell'ammostamento, del pH e cose del genere. Oppure quanto sono bravo a riparare i sifoni, sono diventato bravissimo, cose che fino prima dell'homebrewing non sapevo neanche come si scrivessero. Poi vabbè, uno dei grandi motivi per cui mi rendo conto di essere un homebrewer completamente fregato e fottuto col cervello in pappa è che tutte le volte che imbottiglio una birra dico: ma chi me lo ha fatto fare? Ecco, questo qua secondo me è veramente il super gran punto di non ritorno. Ok ragazzi, io credo che per oggi di aver scherzato abbastanza su questo hobby, poi casomai fatemi sapere se pure voi avete dei punti di non ritorno. O per dovere di cronaca, lo spunto di questa trasmissione me l'ha dato un articolo di un PDF che ho letto su un forum americano, poi casomai ve lo giro, dove c'è anche un altro homebrewer che fa tutta quanta una raccolta di tutte quante queste massime su come ha fatto a capire di essere un homebrewer e di essere completamente fregato. Grazie per aver ascoltato, seguiteci su tutti quanti i nostri social, mettete un pollicione in su come si suol dire, condividete, likeate, mi piacciate, fate quello che vi pare su Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, SoundCloud, Spotify, iTunes e chi più ne ha più ne metta. Ci vediamo domani e ci sentiamo domani con un'altra fantastica puntata. Ciao ciao, buona giornata!